Tra Nunzio e Rossella c'è stato un bellissimo rapporto di amicizia, amicizia che poi si è trasformato in qualcos'altro. E abbiamo visto un Nunzio veramente molto innamorato di Rossella. E un Nunzio che ha aspettato Rossella veramente per tantissimo tempo, ancora prima del saltato matrimonio tra Rossella e Nunzio. Veramente. Possiamo dire che Nunzio ha avuto molta pazienza con Rossella e tra loro due c'è stato un qualcosa in passato, ci sono stati dei baci e Nunzio che oltretutto ha anche visto la proposta di matrimonio che Riccardo ha fatto a Rossella Caffè Vulcano, proposta che Rossella ha accettato. E quindi per Nunzio questo è stato un duro colpo, lui che era già innamoratissimo di Rossella, che sperava di riuscire a iniziare una storia con lei, a stare con lei nonostante Riccardo, e scelta che alla fine insomma non è stata quella che Nunzio sperava, perché Rossella ha deciso di sposare Riccardo, ha detto anche a Nunzio che voleva sposare lui, e fatto sta che Rossella molto probabilmente non si è mai fermata. Non si è mai soffermata a pensare e riflettere sui suoi reali sentimenti nei confronti di Nunzio. Spesso l'ha allontanato quasi per stare lontano, quasi per non pensare a quel sentimento che piano piano stava nascendo tra di loro. E fatto sta che alla fine, Rossella, il giorno stesso delle nozze, ha fatto saltare il suo matrimonio con Riccardo proprio perché pensava a Nunzio. E una volta saltate le nozze, noi giustamente pensavamo che da lì a breve si sarebbero messi insieme Nunzio e Rossella. E invece no, perché Rossella ha chiesto a Nunzio del tempo per pensare ai suoi sentimenti, l'ha chiesto di non cercarla, cosa che Nunzio in realtà non ha fatto, perché insomma abbiamo visto che l'ha cercata parecchie volte. E fatto sta che però Rossella sembrava l'eterna indecisa, cioè questa decisione alla fine non arrivava mai. E nel frattempo Nunzio ha ripreso la sua storia con Diana, loro si erano già frequentati in precedenza, ma la loro era una storia senza impegno. Questa volta invece stanno veramente insieme ed è stata proprio Diana a chiedere a Nunzio di iniziare una vera e propria storia, nonostante lei sapeva benissimo dall'inizio che comunque Nunzio è innamorato di Rossella. Poi abbiamo visto in queste ultime puntate che c'è stato questo bacio, bel bacio appassionato tra Nunzio e Rossella solo ora ha capito seriamente di amare Nunzio, di voler stare con lui, ma è arrivata troppo tardi. Infatti anche Nunzio ha detto a Rossella, ho aspettato tantissimo tempo questo bacio, l'ho desiderato, ho aspettato anche dei segnali. Per capire che magari tra di noi ci poteva essere qualcosa, che entrambi provavamo le stesse cose, ma questo segnale poi non è mai arrivato. È arrivato troppo tardi, perché adesso nella mia vita c'è Diana. Quindi, Rossella, effettivamente possiamo dire che ci ha messo troppo tempo per decidere. E Nunzio, nel frattempo, lui è andato avanti con la sua vita, ha aspettato Rossella per tantissimo tempo. E adesso vedremo, se la storia con Diana diventerà sempre più importante, considerando anche che adesso, Nunzio e Diana andranno a convivere. Nunzio si trasferirà a casa di Diana e ovviamente questa cosa immaginiamo che Rossella non la prenderà affatto bene. E quindi, insomma, sembrerebbe che Nunzio e Rossella, almeno per ora, non staranno insieme. Ma sarà realmente così? Potrebbe succedere qualcos'altro che alla fine cambierà le cose e quindi potremo vedere finalmente formarsi questa coppia? Oppure no? Scrivi nei commenti il tuo pensiero, ti raccomando, che cosa ne pensi, anche del fatto che Nunzio, insomma, ha aspettato veramente per tantissimo tempo Rossella e alla fine poi lui ha deciso comunque appunto di andare avanti con la sua vita mettendosi con Diana. Scrivi le tue considerazioni. Ti invito anche a iscriverti al mio canale YouTube perché solo così potrai rimanere aggiornatissimo sui prossimi video in uscita, su Un posto al sole, ma anche su tanto altro. E noi a questo punto ci vediamo più presto con un nuovo video. Ciao!